Vogliamo provare, e lo faremo davanti a tutto il mondo, che la nostra auto elettrica è un mostro di efficienza e che è in grado di fare 725 km di autonomia nel ciclo WLTP. Queste sono le parole di Lex, il CEO di Lightyear, che mi ha appena detto testuali parole face to face. Gliel'ho chiesto più volte, gli ho detto: dimmi qualcosa per rassicurare gli utenti che quest'auto elettrica a pannelli solari si può fare. Lui ha detto: lasceremo parlare voi, lasceremo parlare le prove su strada, si terranno più o meno tra la fine del 2019, l'inizio del 2020, metà del 2020, insomma sappiamo che l'auto arriverà in produzione a partire dal 2021, terminato il primo lotto iniziale. E mentre il sole sorge vi posso raccontare qualcosina in più su quest'auto. Se finora non sapevate niente, non avete seguito nulla di questa Lightyear One, beh, sappiate che Lightyear One è un progetto che nasce appunto all'insegna dell'efficienza ed è figlio delle competizioni. È figlio delle Solar Challenge, dove università si scontrano per fare l'auto più efficiente, non solo la monoposto estrema, ma c'è anche una categoria dedicata appunto alle passenger car, quindi è quelle che possono ospitare 1, 2, 3 e anche 4 o 5 passeggeri. Questa Lightyear One promette di avere 5 posti comodi a bordo ed effettivamente, dando uno sguardo al prototipo presentato oggi, che non sarà così diverso da quello che arriverà in produzione, lo spazio non manca e soprattutto promette di essere molto efficiente perché seguirà alcune ricette base. Il concetto dell'auto elettrica oggi è: aerodinamica e peso influiscono sui consumi. Se noi riusciamo a livellare il trade-off tra quanto è efficiente l'auto e quanta capacità banalmente ha nella batteria, questo ci porta ad avere un modello che con l'energia solare riuscirà a fare molto. Ma partiamo dalle basi. Dunque, ricarica. Oggi hanno confermato 22 kW in corrente alternata, quindi è stata confermata la trifase a 22 kW. Ho fatto anche la domanda sulla corrente continua, non si sa. Le precedenti dichiarazioni parlavano di 50 kW, quindi almeno i 50 kW li avremo, ma in realtà quello che mi ha fatto intendere Lex è che l'auto, quando arriverà sul mercato, sarà sicuramente al pari con le concorrenti. Questo andrà valutato in base al sistema di raffreddamento della batteria, che è ancora un po' in divenire, ma sicuramente Lightyear non vorrà rimanere indietro per la ricarica rapida, anche se c'è da dire che sia come batteria che come ricarica rapida Lightyear non punta tantissimo sulle prestazioni, perché la batteria sarà compatta anche in questo caso. Il perché è semplice: vogliono ridurre i pesi e soprattutto perché non servirà necessariamente la DC, visto che dichiarano di poter ricaricare in una notte con la normale presa casalinga 400 km di autonomia. Questo perché? Sempre per quel discorso di ottimizzazione estrema: materiali, peso, aerodinamica. Si parla di un'aerodinamica che quando arriverà sul mercato sarà la migliore disponibile, quindi top del segmento per quanto riguarda efficienza aerodinamica. E poi c'è tutta la gestione dei pannelli solari che insieme ai motori elettrici sono i componenti fondamentali. Ci sono 4 motori elettrici, quindi uno per ogni ruota. Questo significa che si riduce tutta quella catena cinematica che deve trasferire il moto e quindi si riduce ancora una volta l'inefficienza, sempre a vantaggio della riduzione dei consumi. I pannelli solari sfruttano un sistema di piccoli blocchi di celle piuttosto che grandi blocchi di celle. Questo consente di poter ricaricare al meglio anche in situazioni in cui magari l'auto è mezza all'ombra o tre quarti all'ombra. Quanta superficie abbiamo disponibile su quest'auto? Il dato ufficiale dichiarato cresce addirittura con l'annuncio di questo prototipo: 5 metri quadri, ed effettivamente possiamo vedere che è stato incluso anche cofano anteriore, tetto e pannello posteriore, quello che magari in un'auto tradizionale viene invece sostituito dal vetro, dall'1.8. Qui ci sono telecamere per l'efficienza, quindi retrocamera per sostituire l'assenza della visibilità per colpa dei pannelli, e telecamere e gli specchietti, che saranno ovviamente di serie ancora una volta per migliorare il CX. Per alcuni punti bisognerà aspettare: la batteria non è stata ancora dichiarata né nella sua capacità né in tutte le caratteristiche, come per esempio il sistema di raffreddamento. Però Lightyear, per me, per voce di Lex,
mi ha appena detto che ci sarà un sistema di gestione termica della batteria, banalmente perché puntano a vendere quest'auto ad esempio anche a Dubai, e quindi servirà sia per fronteggiare il caldo che per fronteggiare il freddo. Ci sarà anche un sistema di circuiti comunicanti, quindi circuito di raffreddamento dell'abitacolo, quello della batteria, i pannelli solari. Tutti questi elementi sono allo studio, sono nelle fasi finali o comunque di studio avanzato, per ottimizzare ancora una volta all'insegna dell'efficienza. È una parola che ho detto milioni di volte, ma è per farvi capire che è questa la chiave di questa Lightyear One e che l'azienda ci crede talmente tanto da essere sicura di poterlo provare sul campo. Quindi voglio fidarmi, visto le mille rassicurazioni che mi hanno dato. Per quanto riguarda il tetto con i pannelli solari, è composto e realizzato da Lightyear, quindi è stato studiato qui dal produttore, ed è composto da tre strati, quindi c'è lo strato superiore in vetro, lo strato intermedio con il modulo fotovoltaico e quindi le celle solari, e poi un supporto che è stato laminato allo strato intermedio in modo da ridurre ancora una volta i pesi e compattare tutto. Lightyear dichiara che durerà più della vita dell'auto e soprattutto regge il peso di un adulto che ci cammina sopra. Mi soffermo un attimo sulla durerà più della vita dell'auto, perché in realtà quest'auto, secondo la filosofia di Lightyear, è fatta per durare. Il CEO ha appunto dichiarato che vuole cambiare un po' le carte in tavola. Oggi le auto sono fatte per essere sostituite a un certo punto, dopo un certo numero di centinaia di migliaia di chilometri. Invece con Lightyear il modello è quello di un'auto che durerà, e in questo sarà in grado quindi di impattare meno sull'ambiente, anche per quanto riguarda il ciclo produttivo e il conseguente smaltimento. Torno un attimo sull'autonomia, perché sì, si è parlato di 725 km nel ciclo WLTP con le condizioni ideali, quindi il raggiamento ideale eccetera eccetera, ma l'estremo inferiore, quello che Lightyear assicura, è di 400 km in inverno a meno 10 gradi con il climatizzatore acceso. Anche in questo caso una dichiarazione bella forte. Vedremo solo con la prova su strada se sarà effettivamente realistica. Che altro dirvi? Beh, quello che sappiamo già: ci saranno le sospensioni pneumatiche, molti dei componenti dell'auto saranno realizzati dai partner che hanno iniziato a stringere collaborazioni con Lightyear, quindi per esempio anche tutto il comparto delle sospensioni. Fatto sta che sarà integrato poi con tutta l'elettronica di controllo e reso sempre efficiente. In tema di efficienza entrerà in gioco anche la guida autonoma, perché sarà uno step successivo. Ovviamente questa Lightyear One avrà tutti i sistemi che il mercato già ci propone, quindi lane keeping, magari un traffic jam, lo vedremo comunque più avanti, ma l'obiettivo dell'azienda è anche quello di arrivare all'autonomia, perché grazie all'autonomia si potrà condividere l'auto verrà condivisa da sola, andrà a cercarsi da sola gli utenti, e in questo il prezzo di acquisto potrà essere ridotto, e quindi in questo si abbraccerà in toto la sharing economy. Con questo è tutto. Cosa posso dirvi da questa prima presentazione? Beh, l'impressione è positiva. Ero venuto qui scettico, non ho avuto risposta a moltissime delle domande che mi sono segnato su questo libretto, ma semplicemente perché questa presentazione è una presentazione ancora di un prototipo che verrà finalizzato, non è il modello finale. C'è del lavoro da fare, ma quel lavoro che è stato fatto finora, Lightyear l'ha fatto molto bene, e soprattutto è difficile da spiegarvelo con dati oggettivi, ma le dichiarazioni che hanno fatto, e parlando face to face con l'amministratore delegato e con i membri del team, vi posso dire che loro ci credono fermamente e hanno tutta l'esperienza del Solar Team di Eindhoven, che ha fatto ben, credo, più di tre campionati, ha vinto tre campionati ma ha partecipato a un numero maggiore con i suoi prototipi, e tutte quelle partecipazioni sono servite a raccogliere dati che poi l'azienda, quando è stata creata a fine 2016, ha iniziato ad utilizzare per poter fare tutte queste proiezioni e previsioni su autonomie, per poter stilare la ricetta perfetta, ovvero quello di massimizzare l'efficienza per un'auto a pannelli solari elettrica in grado di arrivare a 700 e passa chilometri di autonomia. Se avete domande fatemelo sapere nei commenti, magari poi rivedrò gli appunti, vedo se ho dimenticato qualcosa in questo video, ve lo metto nel link in descrizione. Un assonnatissimo Luigi Melita, che si è svegliato tipo alle 4 per HD Motori. Ciao!